Buongiorno e buon caffè. Vorrei farvi vedere un video che ho registrato qui e poi ne parliamo. Visto il video? Commentiamo. Allora, con tutto lo spazio che c'è, questa famiglia si è messa proprio davanti a dove eravamo noi, fra noi e il mare, per prendere il sole. E il primo commento che ti viene appunto è questo, dice, ma ci sono chilometri di spiaggia, perché devi metterti proprio davanti a me, in linea retta tra me e il sole, tra me e il mare, perché c'è sempre una linea retta. E poi cominci a pensare, cominci a dire, ok, ma in questa cosa qui, qual è la lezione per me, che cosa devo imparare? Beh, devo imparare che in fin dei conti a volte facciamo cose senza renderci conto che questo produce un danno, per quanto minimo, perché minimissimo è il danno, agli altri. E quindi dobbiamo tenere molto aperte le antenne della sensibilità per renderci conto di non metterci tra noi, mettere noi tra gli altri e il sole. Non solo, ma un altro messaggio è che puoi aspettare, avere pazienza, cercare comunque di superare una stupidata del genere, che non tutto è fatto contro di te. E non tutto è una roba che devi per forza sfogare tutte le tue lamentele possibili. Anzi, magari guardare il mondo attraverso altri occhi ti aiuta a vedere cose differenti. Perché, per esempio, guardare cosa stanno facendo ti aiuta a capire cosa vuol dire l'amore. Perché c'è un amore in quella famiglia. C'è sicuramente un segnale forte di amore che spero superi anche questo vento. E poi credo che il messaggio grosso per me sia, oltre cercare di stare controvento per non far alzare il cappello, che ogni situazione va letta, ogni situazione va esaminata, da ogni situazione c'è da imparare, soprattutto se sappiamo deporre il nostro ego e guardare in faccia la realtà con gli occhi degli altri. Buongiorno e buon caffè.